Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisabetta e sono una docente attualmente su Milano. Lavoro qui da 6 anni e l'anno scorso ho partecipato al reclutamento con ex articolo 59 da graduatore provinciali su classe di concorso ADE. Io oggi ho deciso di fare questo video perché vorrei chiedere ai sindacati, vorrei chiedere al Ministero perché ad oggi probabilmente non potrò effettuare una domanda di mobilità. Vorrei chiedere che valenza hanno questi vincoli che attanagliano le vite di tutti i docenti, di molti docenti come me che si trovano a lavorare in condizioni molto precarie, in condizioni economiche al limite. Io non capisco realmente questo continuo negare, questo continuo dire no. L'anno scorso c'era stato detto che neanche noi potevamo partecipare alla domanda di mobilità in quanto docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto. Con il DL 36 articolo 79 questi vincoli erano stati tolti. Allora io mi chiedo come mai ancora ad oggi io probabilmente non potrò effettuare la domanda, non potrò provare a ricongiungermi con i miei cari. Nella mia stessa situazione ci sono tantissimi docenti con tantissime storie, tutte diverse. Non si può neanche continuare a rispondere, l'avete voluto voi, avete fatto le vostre scelte, siete andati a lavorare al nord, siete andati in situazioni che conoscevate. Ma è stata un'enorme opportunità, ma questo non significa che poi dobbiamo pagare lo scotto delle nostre scelte. In ogni caso non siamo noi che garantiamo la continuità. Ogni anno, anche da quando ero precaria, ogni anno a settembre ci sono sempre le stesse problematiche, ci sono sempre classi scoperte, classi posti non coperti. Come pretendete che alla fine possiamo veramente credere a tutto questo? Perché?